Chi sono? Sono la farfalla, un bellissimo insetto alato. Ho due paia di ali che si sovrappongono, e cioè che si mettono una sopra l'altra, e che sono coperte di scaglie sottili. I colori delle ali mi permettono di nascondermi facilmente tra il fogliame e i fiori. Spesso le ali dei maschi sono di tinte molto vivaci per attirare le femmine. Le mie ali sono quattro, due davanti e due di dietro più piccole. Sono formate da piccole scaglie ricoperte di sostanze colorate. I miei occhi sono formati da tanti occhietti più piccoli e non riconoscono bene le forme degli oggetti. Vedo meglio i colori come il rosso, il viola, il giallo, ma anche il bianco. Le mie antenne hanno varie forme, piumate, filiformi, a bastoncello e sono degli organi di senso. Io con le antenne sento le cose. La mia bocca ha la forma di un tubicino e grazie a essa succhio il nettare, il succo zuccherino prodotto dai fiori. Le mie zampe sono sei, tutte sotto il torace. Ma come fa un bruco a diventare farfalla? Per diventare una farfalla, il bruco passa attraverso quattro fasi di crescita che vengono chiamate metamorfosi. 1. Le uova. Le farfalle femmine depongono le uova sulle foglie di una pianta. 2. I bruchi. Dopo una decina di giorni, le uova si schiudono e nascono i bruchi, molto ghiotti di foglie e di ortaggi. 3. La crisalide. Il bruco poi si rinchiude in un bozzolo che lui stesso costruisce con un filo simile a seta. Qui dentro, riparato e al calduccio, il bruco si trasforma in crisalide. 4. La farfalla. Nell'ultima fase della metamorfosi, la crisalide diventa una farfalla. Rompe il bozzolo, si attacca ad un albero e distende le sue ali al sole per asciugarle e infine spiccare il volo.
Tanti bruchi, tante farfalle. In natura esistono tanti tipi di bruchi e di farfalle, con abitudini e caratteristiche diverse. Per esempio, Cavolaia è una farfalla dalle ali bianche con sfumature o contorni neri. Nasce da bruchi verdi che mangiano le foglie dei cavoli. Macaone. Nascono da bruchi verdi con anelli neri che mangiano foglie di finocchio o carota. Hanno delle bellissime ali gialle e nere. Vanessa, occhio di pavone. La coloratissima Vanessa nasce dai bruchi tutti neri che si cibano di ortiche. Volano anche di notte. Esistono anche farfalle notturne. Si chiamano falene. Hanno ali scure di varie sfumature di marrone.